Ciao a tutte ragazze, allora faccio un nuovo video, un video review come avete visto dal titolo di questi due prodotti della Kiko, che sono i top coat della Kiko, che si chiamano False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara. Praticamente io ne ho due. Ho quello allungante e quello volumizzante. Sono due prodotti che ho comprato, mi sembra, più o meno un mesetto e mezzo fa, e li ho comprati entrambi. In realtà ne volevo anche solo uno, li ho comprati perché alla Kiko stavano al 50% più o meno, costavano 3,90€, una cosa del genere. Quindi ho detto, vabbè, ne compro due invece che uno, così ho l'occasione di provarne tutti e due. Ho deciso di comprare questi perché erano quelli che più mi interessavano. Allora, sono due prodotti che a me stanno piacendo veramente molto. Mi piacciono, li uso anche spesso, uso soprattutto quello volumizzante. E non niente da dire in realtà, mi piacciono tanto. Allora, ve ne parlo singolarmente. Vi parlo prima di questo volumizzante. Allora, intanto come funzionano? Io penso che tutti voi li conosciate, comunque sono dei top coat, quindi voi prima mettete il vostro normale mascara, io di solito ne metto uno abbastanza naturale, e poi successivamente aspettate poco, applicate questi sopra. Questo è lo scovolino di quello volumizzante. Quello volumizzante ha un effetto meno drammatico dell'altro, a mio parere, quindi allunga di meno, però secondo me non volumizza, cioè non è che fa proprio, a meno che voi non partite proprio dal sotto sotto a metterlo, quindi un po' di volume lo fa, ma se voi tendete a metterlo soprattutto sulle punte non è che faccia chissà che volume. Comunque le allunga, le fa sembrare più spesse, più forti. Comunque è un effetto che a me in persona piace, cioè magari a alcune persone quell'effetto un po' grumoso non piace, a me invece piace parecchio, fa proprio di ciglia finte. Questo qui lo utilizzo anche alcune volte per andare a scuola, quando magari non mi va di truccarmi particolarmente tanto, e quindi dico, vabbè, puntiamo sulle ciglia e facciamo comunque un trucco studiato, senza troppo, cioè che sembra un trucco ben fatto, però senza troppo perdere tempo, mentre questo qui fa un effetto più drammatico. Perché avendo appunto all'interno le fibre, fa proprio un effetto allungante. Secondo me allunga tantissimo, le fa sembrare molto lunghe, anche se io non è che ne ho molto bisogno perché ora non le indosso e come potete vedere comunque ho già le ciglia molto lunghe con un semplice mascara. Infatti io non riesco mai a capire se un mascara è buono o non è buono, perché tutti i mascara mi fanno un bel effetto sulle ciglia, però vabbè. Allora, quindi questo qui lo uso soprattutto la sera, vedete lo scovolino è diverso, è più liquido come formulazione rispetto all'altro e non so se riuscite a vederlo, ci sono tutte peletti che sono vedete? Tutte le fibre che si attaccano alle ciglia e diciamo, le allungano. Entrambi mi piacciono moltissimo, allora vi dico, hanno come quantità di prodotto 11 ml, entrambi, no, questo ne contiene 11 ml, questo 12 ml, non si sa perché, e in realtà scadono tutti nel giro di 6 mesi. Mi piacciono molto, sono facili da utilizzare, facili da stendere, non fanno troppi grumi a mio parere, anche se appunto fanno un effetto un po' evidente, non è ciglia proprio, non è la singola ciglia volumizzata, ma proprio fanno un po' effetto grumoso, un po' ciglia finte appunto, quindi mi piacciono. Niente, sono dei prodotti che mi sono piaciuti tanto. Se voi li avete provati, lasciate un commento qui sotto. Hanno, mi sembra, un prezzo intorno ai 7 euro. Normale, non ne sono molto sicura perché non lo so, non mi sono informata, scusate. Cioè, quando non sono in sconto. Però sono dei prodotti che comunque secondo me non ne vale la pena comprarli entrambi, dipende quello che volete voi, ma secondo me uno dei due basta e comunque sono molto carini entrambi. Poi ce ne stavano altri, c'era quello incurvante, quello waterproof, la base se non sbaglio. Volevo provare la base, ma ora vedo se ho il tempo, la voglia, i soldi per comprarla, magari la provo e vi faccio sapere. Questo è tutto, comunque sono dei prodotti che ricomprerei perché mi piacciono molto l'effetto che fanno e niente, vi lascio il video che vi faccio vedere l'applicazione. Allora, io spero che voi vedete qualcosa e che la luce sia ottima e scusate i rumori di sottofondo perché c'è mia madre che sta mettendo apposta la cucina. Allora, vado ad applicare come una base un mascara, io uso questo qui che è il The Colossal della Maybelline, che non è un mascara che fa un effetto troppo comunque già di suo molto marcato, molto drammatico, perché altrimenti mi verrebbero proprio i grumi. Quindi applico questo che è un mascara abbastanza naturale come base.
A questo punto vado ad applicare su un occhio il mascara volumizzante e su un occhio quello allungante. Di qua applico quello volumizzante, di qua quello allungante. Allora, iniziamo con quello volumizzante sull'occhio, il mio occhio destro. Questo qui da vicino, intanto ve lo faccio vedere, è lo scovolino. Uno scovolino a pallina che però prima comunque un'altra parte meno che non è tonda ma è dritta e poi si allarga nella pallina. Ok, questo è l'effetto sul primo con il mascara volumizzante sull'occhio destro. Ora metto quello allungante, certo sto facendo cadere tutto, sull'occhio sinistro. Questo è lo scovolino di questo mascara. Non so se riuscite a notare tipo tutte le minuscole pezzettini di fibra, qui se ne vedo uno. Lo scovolino è solo a pallina, in questo caso la pallina è più piccola. Lo faccio vedere. Lo metto a confronto rispetto alla pallina dell'altro, che è più allungata, questa è proprio tonda. E appunto questo qui contiene le fibre, quindi allunga. Vediamo la stesura. Grazie alla pallina riuscite a prendere, vedete, anche le ciglia più esterne. Allora, quindi questa è l'applicazione su due occhi. Ho messo quindi da questa parte quello allungante, incrociati, e questo qua da questa parte quello volumizzante. Allora, secondo me hanno un effetto parecchio simile. Mia madre mi sta parlando? No, sto maledicendo qualcuno. Però questo qui, che è quello allungante, ha un effetto appunto un po' più allungante, anche se questo qui, che è quello volumizzante, secondo me non è che volumizza tantissimo, però dà comunque un bel effetto. Secondo me questo è molto più drammatico come effetto, quindi potete, cioè io lo utilizzerei soprattutto la sera. Questo qui anche magari se siete ragazze che non hanno problemi ad andare in giro con molto mascara anche di giorno, utilizzarlo anche di giorno non è male. Io lo uso magari quei giorni che ne ho voglia di avere delle ciglia particolarmente lunghe, anche se vado magari a scuola, tanto sempre mascara, non è che chissà che cosa ho messo in faccia. Comunque, vedete, secondo me, anche se l'effetto è molto simile, c'è qualche differenza e in ogni caso sono degli ottimi prodotti e mi stanno piacendo veramente veramente tantissimo, quindi ve li consiglio. Non so se sono ancora in sconto, comunque anche se ne comprate solo uno non ne avete bisogno di due perché l'effetto è molto simile. Va bene, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!